ripresentarlo. Abbiamo fatto diverse cose con lui, dopo ce le racconterà lui. È un fotografo, secondo me, che ha attraversato un periodo storico che tutti noi, penso, potremmo invidiare, nel senso che è stato veramente a contatto con la grande storia del jazz. E quindi direi che dopo ci illustrerà sicuramente, ci sono state delle sensazioni particolari con dei grandi musicisti. E quindi, oltre lo scatto, credo che a lui sia arrivato anche altro, insomma, che fa parte proprio della storia. In più, lui ha avuto la fortuna spesso di lavorare insieme a un altro grande fotografo che è, nonché suo amico, Giuseppe Pino. E quindi direi che questa coppia che si avventurava sui palcoscenici creava delle storie che a volte sono diventate anche uniche. E quindi direi che lascio lo spazio a Roberto perché ci introduca tutto il suo lavoro. Naturalmente, non bisogna dimenticare una cosa. Fondamentale e importante, naturalmente, Roberto Polillo è il figlio di Arrigo. Arrigo è stato il fondatore di Musica Jazz, ho avuto la fortuna di conoscerlo e a Arrigo Polillo dobbiamo sicuramente molto di quello che il jazz e la rivista Musica Jazz è diventata in Italia, per cui insomma mi sembrava anche doveroso fare questo accenno. A te, Roberto. Grazie, grazie Pino, però allora io non vorrei fare una conferenza, quindi interrompetemi in qualunque momento, quindi io provo a dire Lo so, alcune ti posso cose. fare anche qualche domanda se vuoi. Ho visto per esempio delle foto che mi hanno sempre colpito per la loro semplicità e per l'immediatezza che è comunque cara a qualsiasi tipo di reporter. Sono per esempio quelle con Thelonious Monk e sua moglie. E poi ve la faccio vedere, Sì. perfetto, perfetto. Poi vi faccio Per vedere. cui insomma, magari possiamo partire da questo scatto, che è uno scatto, come dire, oggi si direbbe da street, perfetto, no? Però è uno scatto che invece racchiude, secondo me, un momento davvero straordinario. Queste due figure che sembrano vicine, ma sono lontane allo stesso tempo, grazie magari al tipo di prospettiva e al momento che sei riuscito a cogliere. E questo primo piano di Thelonious Monk che arriva. Ci introduce forse anche in una dinamica familiare dove ognuno può immaginare una sua storia. Andiamo a cercare, poi eccolo qua. Eccolo qua. Proprio questo, esatto. Milano 1964. Questa è, poi è molto legata alla storia con mio padre, perché qua eravamo all'aeroporto di Linate, dove andavamo con mio padre a ricevere i musicisti, in questo caso Thelonious Monk, era un concerto organizzato dal mio papà, si andava là con la macchina del mio papà, che era una vecchia, un'antica Fiat 1800 blu, caricavamo i musicisti, almeno quelli più importanti, due o tre, gli altri andavano col pulmino, li portavamo all'albergo dunque voi mi vedete comunque. Anche quando io condivido l'immagine, Certo, quindi io ti vedo. in questo momento mi vedete, giusto? Sì, piccolo, ti vediamo piccolo, l'immagine è grande. Perfetto, perfetto. Però poi direi riprendiamola dopo e adesso mi vedete in grande? No. No, sempre in piccolo. Va bene. Adesso e si vede in grande Pino Ninfa. Perfetto. Però mi puoi anche togliere, voglio dire, posso Roberto, togliere. se vuoi tornare sullo schermo, basta che disattivi la parte, diciamo, della condivisione dello schermo. Volevo partire un attimo prima Ma io perché si sono posso togliere così. la mia storia, quindi, allora, io sono nato nel 46, che significa che ho appena fatto 74 anni. E sono nato praticamente in mezzo al jazz, perché il mio papà, appunto Arrigo Polillo, ha incominciato a occuparsi come secondo lavoro, perché col jazz non si campava,
forse adesso sì, non lo so, ma allora sicuramente no. Ha incominciato neanche adesso. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lui, quando era un giovane, era appassionato di cinema americano, di musica americana, raccoglieva gli autografi dei grandi attori del cinema americano ai quali scriveva mandando una loro caricatura o un loro ritratto, perché era un bravo disegnatore, in cambio chiedeva una fotografia con autografo. E c'era questa collezione, c'è anche la foto di Ronald Reagan, eccetera, eccetera. Bene, finita la guerra mondiale, ha incominciato subito, quindi, e proprio nel 46 ha incontrato Giancarlo Testoni, che era un altro grande appassionato di jazz, e si sono messi insieme per fare un certo insieme di cose. Organizzavano hot club, si era all'inizio nel dopoguerra, quindi era una cosa molto semplice. Testoni aveva appena fondato una rivista quindicinale, un foglio praticamente, chiamarlo rivista è molto ottimistico, un foglio quindicinale che aveva chiamato Musica e Jazz. Mio papà aveva avuto quasi nello stesso tempo l'idea di fondare una rivista e allora si sono detti mettiamoci insieme perché è inutile che ci facciamo concorrenza. E allora il fondatore di Musica e Jazz e direttore fu Testoni e mio papà fu redattore capo fino alla morte di Testoni, che è morto giovane nel 1965. Dopodiché mio papà è diventato lui il direttore responsabile di Musica e Jazz per 39 anni fino alla sua morte, che è stata, ahimè, presto, è stata nel 1984, aveva 65 anni. Ecco un pochino la storia. Quindi lui si è occupato di questa rivista, poi faceva tanto altro, no? Quindi organizzava concerti. Non c'è un elenco dei concerti da lui organizzati, ma da qualche parte c'è scritto che ne ha organizzati più di 200 in circa 40 anni di promozione del jazz. Poi scriveva articoli, scriveva libri, eccetera. Quindi io sono nato in questo contesto qua. Il mio papà era avvocato, ma sostanzialmente non ha quasi mai esercitato la professione. Lui è entrato molto giovane in Mondadori, prima come assistente di Arnoldo Mondadori e poi come direttore del personale, e questo era il mestiere che gli permetteva di guadagnarsi la vita. Tornava a casa e come secondo lavoro, che cosa faceva? Appena rientrato in casa, accendeva il giradischi e al massimo volume sentiva i dischi di jazz che gli mandavano per le recensioni sulla rivista. Io avevo un cane che ne uscì pazzo, perché che poi era il momento in cui veniva fuori il free jazz e quindi c'erano rumori. Insomma, io sono nato in questo ambiente qua. Mio papà era un grande appassionato d'arte, faceva anche sculture, era un bravo caricaturista, eccetera, eccetera, e mi instillò fin da piccolo la passione per la fotografia. Però io non ho mai studiato, io sono sempre stato un autodidatta abbastanza naif. E a un certo momento, quando avevo 16 anni, io avevo fatto solo foto durante i viaggi con mio papà, eccetera, eccetera, lui disse, bene, adesso ti sei fatto un po' le ossa, adesso fai il piacere di seguirmi nei concerti e fai le foto per, diciamo, che mi servono per la rivista quando, diciamo, si fanno le recensioni. E così ho incominciato a fare questa cosa. Avevo 16 anni, quindi ho incominciato nel 1962, anzi un paio di mesi prima di compiere 16 anni, con
probabilmente il primo concerto è stato il Festival del Jazz di Sanremo, mio papà ne ha organizzati 11, del 1962, nel marzo 1962, dove ho scattato alcuni rulli con una macchina un pochino scrausa, che era una Pentax S3, e poi usavo anche la Rolleiflex di mio papà, che diciamo in teatro è un po' una follia perché era un grandangolo. Vabbè, i primi scatti erano, li ho ancora chiaramente, ma erano inguardabili. Non li hai inseriti nel libro, però, parti dal 64 nel No, libro. no, 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 no. Allora, invece il primo concerto, diciamo serio, che è stato poi anche sostanzialmente il mio battesimo, è sempre stato nel 62, nel dicembre. Allora i 16 anni li avevo compiuti a maggio, ed era il concerto che mi ha segnato la vita, perché era il concerto del mitico quartetto di John Coltrane, che veniva per la prima volta in Europa, e dove ho fatto questo scatto, che è abbastanza noto adesso, è andato un po'. Quindi, vabbè, ero molto inesperto, però, anche se il mio papà mi chiedeva delle foto abbastanza tradizionali, voleva essenzialmente ritratti. Cercavo ogni tanto di fare qualche sperimentazione. Questo mi aveva così colpito, questa musica torrenziale che io non avevo ancora ascoltato, perché John Coltrane era venuto già in Italia nel 59, però nel quintetto di Miles Davis, e non era ancora probabilmente sbocciato come. E qua invece fece i pezzi classici, My Favorite Things, con questa musica. Lui suonava in smoking. Sudava, suonava ininterrottamente per un'ora. C'era questo sipario a scacchi incredibile, forse il rimasuglio di qualche altra cosa che avevano fatto. Era il Teatro dell'Arte, che era uno dei teatri che veniva utilizzato più spesso insieme al Lirico e al Manzoni per i concerti di jazz negli anni 60. E allora ho fatto questa doppia esposizione, con la Rolleiflex del mio papà. E adesso questa è una foto che ho stampato anche 2 metri per 1,5 metri, quindi molto in grande, 2 metri per 2 quasi. E poi invece un'altra foto abbastanza nota che ho fatto in quell'occasione, è questo ritratto di John Coltrane, pensoso, con la espressione mistica. In realtà non è vero, perché era all'aeroporto di Linate e aspettava i bagagli, si poteva fumare dentro. Allora era un mondo molto informale, eh. In teatro si fumava, ma si fumava anche dietro le quinte. Quindi si poteva salire sopra dove partono i sipari con le scale. Se io facessi adesso queste cose, a parte che non ho più fatto foto in concerto dal 77, ma se facessi adesso le cose che si facevano allora, mi arresterebbero, no? Quindi diciamo che questo è stato l'inizio. Io ho incominciato, diciamo, dal punto di vista tecnico. Poi, vabbè, non avevo studiato, ma il tutto era abbastanza semplice, perché il materiale a disposizione, erano pellicole poco sensibili, quindi c'era essenzialmente la Trix della Kodak, che c'è ancora adesso. E poi c'erano altre pellicole. Allora la sensibilità si misurava in DIN, quindi questa era 27 DIN, Esatto. sono 400 ASA, ISO, e poi c'erano gli ASA, quindi 400 ASA, 400 ISO,
E poi c'era una pellicola Ilford, no, c'era una pellicola Agfa a 33 din, che non so tradurre in ISO perché non esiste più. Ma tu Però... la tiravi la TRIX o la esponevi per No, 400? io facevo sviluppare. Allora, il mio papà, come vi ho detto, era il direttore del personale della Mondadori. E allora mi aveva indirizzato al laboratorio che stampava che sviluppava e stampava le foto per la Mondadori, che mi trattavano bene perché ero figlio del direttore del personale ed erano abbastanza bravi, però erano un laboratorio sostanzialmente che lavorava per i giornali, quindi non è che facesse dei bagni, quindi diciamo sviluppavano in modo standard. Era in via Santa Sofia di Milano il laboratorio Martini. Adesso il signor Martini, che era un grande gentiluomo, è morto. Abbiamo fatto tantissime cose. Ogni tanto, quando dovevo fare qualche lavoro abbastanza importante, mi permetteva di entrare in camera oscura accanto ai suoi stampatori, che erano molto bravi, e lì ho imparato non io a mettere le mani su un ingranditore, ma ho imparato come si fa e ho imparato a dare le indicazioni giuste, a dare le indicazioni giuste. E in effetti poi dopo, da allora, tutte le foto in analogico che io ho fatto stampare per le mostre, tutte sono state stampate con me in camera oscura, qua o là, anche quando non c'era più il laboratorio Martini, davo le indicazioni di quali carte usare, di dove schermare. Poi allora si lavorava molto sul ferricianuro per schiarire alcune parti, eccetera. Insomma, quindi però, diciamo autodidatta, di necessità virtù. Questo Però scusami, se vuoi dare magari, perché a qualcuno può interessare questa curiosità, se vuoi dare magari qualche informazione tecnica, non lo so, usavi dei tempi lenti, giusto per far capire anche come si muoveva un fotografo allora. allora, dal punto di vista tecnico, poi vi mostro qualcuna di queste foto e vi dico cos'è questa raccolta, che è una raccolta in digitale che ho preparato in questi ultimi mesi. Dunque, ho incominciato con questa Pentax. Allora, le macchine fotografiche all'inizio degli anni 60 erano esclusivamente meccaniche, quindi non c'erano batterie, gli esposimetri erano esterni, c'era il famoso Luna 6 che uno si portava dietro, ma le macchine erano solo meccaniche. Ho incominciato con una Pentax S3, che era allora una semiprofessionale, costava abbastanza poco, però ben presto mi sono reso conto che le ottiche non erano adeguate, e quindi presto, ma non vi saprei dire che anno, forse un paio d'anni dall'inizio, ho preso una Nikon F. Una Nikon F, che allora aveva delle ottiche ottime, e sostanzialmente mi portavo dietro anche la Rolleiflex di mio padre, quindi 6-6, ottica molto buona, ma sostanzialmente un grandangolo, quindi poteva andare bene in foto all'aperto, quando si andava a ricevere i musicisti all'aeroporto, che lo si faceva praticamente in tutti i concerti organizzati da mio padre, oppure quando c'era qualche scena all'aperto in qualche festival. Io, a parte i concerti di Milano, sono andato un paio di volte al festival di Joan Le Pen nel 65 e nel 67, sono andato 6 volte al festival del jazz di Sanremo, fino al adesso non mi ricordo, no, 5 volte. Poi ci sono stati una serie infinita di concerti a Bergamo, a Lecco, e poi un festival a Pescara, un paio di festival a Bologna.
Questi non erano organizzati da mio padre, ma da suoi amici, e comunque io avevo chiaramente le entrature per l'accredito di Musica Jazz, che era, diciamo, sostanzialmente l'unica rivista che si occupava di questa musica. Quindi Nikon F e Rolleiflex come backup. Poi portavo anche la vecchia Pentax S3, ma devo dire essenzialmente per fare scena. Ero molto giovane e mi piaceva farmi vedere così, con questa foggia d'albero di Natale, no? Con tutte le Certo. macchine. Ecco, ma diciamo serviva a poco. Ecco, ma quindi essendo che eri così giovane, com'è stato poi il tuo approccio con i musicisti? Cioè, hai iniziato anche a sviluppare una forma di contatto oltre al fare le foto No, devo oppure dire niente? sostanzialmente no, nel senso che ero giovane e anche molto timido e comunque ero sempre sostanzialmente al seguito di mio padre, che invece aveva moltissimi rapporti con i musicisti. Mio padre era una persona simpatica, estroversa, sorridente, parlava bene inglese, quindi eravamo sempre lì sostanzialmente. Io ero dietro le quinte, ero all'aeroporto, ero in sala durante il concerto, quindi sostanzialmente facevo parte del panorama. Le interazioni dirette erano, beh, a volte siamo andati a cena o a pranzo allo stesso tavolo con i musicisti, con mio padre, li portavamo in macchina. Non lo so, da Milano a Lecco, da Milano a Bergamo, da Milano all'albergo che era l'Hotel Duomo in Piazza Diaz. Quindi sostanzialmente partecipavo alle interazioni di mio padre. E, finisco un po' con la parte tecnica, così poi. Sì. Quindi, niente, Nikon F. Completamente manuale, esposimetro Lunasix esterno, avevo un 200 mm f4. Allora non esistevano ancora gli zoom, sono nati sostanzialmente quando io ho smesso. Un 200 mm Nikon f4, poi avevo un 105, se non sbaglio, f4. Non c'erano ottiche f2.8 ancora. Sì, c'era qualcosa in casa Canon, ma io usavo Nikon. Poi avevo un 20 mm Nikon che mi suggerì il Giuseppe Pino, poi parlo del Giuseppe Pino. Ok. Poi avevo un 50 mm, un 85 mm. So, diciamo tutte ottiche fisse con l'apertura massima del catalogo Nikon, che però non era un granché. Quindi dal punto di vista tecnico, sostanzialmente, non è che ci fosse una grande possibilità di scelta, era F4 un trentesimo, quando andava molto bene era F4 un sessantesimo, punto, 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 punto. Poi essendo il laboratorio fatto in quel modo che vi ho detto, non è che c'erano particolari attenzioni a tirare le pellicole, diciamo che in un certo modo. Dopo un po' di esperienze, sostanzialmente io mi sono reso conto che almeno nell'ambiente in cui ero, nell'attrezzatura, eccetera, i risultati migliori li dava la vecchia buona Trix in termini di nitidezza, di contrasto, di incisione, eccetera. Certo. Quindi, diciamo, nell'ultima, diciamo, dal 66-67, il grosso è stato fatto con la Trix, forse anche prima. Quindi questo. Giuseppe Pino. Allora, beh, Giuseppe Pino è stato un amico molto importante anche per la mia carriera. Dico è stato perché beh, qualche saranno 4 anni che non lo sento. Anche perché così è abbastanza asociale in questi ultimi tempi. Allora era completamente differente. Allora, perché Giuseppe Pino? Mio padre era direttore del personale della Mondadori.
e Giuseppe Pino era il fotografo ufficiale di Panorama, mensile della Mondadori, scusate, settimanale della Mondadori, diretto dal mitico Lamberto Secchi, che inventò il discorso i fatti separati dalle opinioni. E il Gio Giuseppe era un appassionato di jazz e quindi era lì, andò da mio padre e disse: "Ma avvocato, mi fai entrare nei suoi concerti? Io sono un appassionato di jazz." E allora Giuseppe Pino incominciò ad essere accreditato anche lui per musica jazz e ci incontrammo e facemmo amicizia quasi subito. Lui incominciò a fotografare il jazz, io credo, un paio d'anni dopo di me. Avevo fatto io ho incominciato nel 62, secondo me i primi scatti suoi sono a fine 63 o inizio 64. Poi andò avanti per molti anni dopo, perché poi si trasferì a New York e allora Certo. continuò negli Stati Uniti a fare queste cose. Giuseppe era già allora bravissimo, non era un autodidatta, lui aveva fatto la scuola fotografica dell'Umanitaria ed era anche per l'orientamento che gli ha dato Panorama, perché sostanzialmente lì lui andava spesso a fare quei servizi in cui si intervistavano personaggi interessanti che c'erano in giro per l'Italia. Quindi sostanzialmente era già allora essenzialmente un ritrattista, però molto, molto competente dal punto di vista tecnico, molto attrezzato perché aveva le attrezzature della Mondadori e molto bravo. Ecco, ma lui ti ha trasmesso qualcosa, per esempio, in che modo ti ha aiutato, se ti ha aiutato da un punto di vista fotografico? Beh, mi ha trasmesso, non è che mi ha fatto le lezioni, ma eravamo amici, andavamo insieme e ci guardavamo, c'era molta competizione, no? Perché allora si andava al concerto, poi ognuno cercava di non farsi vedere dall'altro per evitare le copiature e poi 2 giorni dopo, no, diciamo 3 giorni dopo, con le prime stampe, con i primi provini, ci si incontrava con la borsa chiusa e dice: "Apri prima tu." "No, apri prima tu." E allora si dice: "Ecco, ma dove l'hai fatta questa? Ma mamma mia, eccetera." Ecco, quindi c'era molta competizione. Lui aveva un gusto grafico raffinatissimo e Certo. quindi devo dire, io ho preso da lui, io anche avevo molta sensibilità grafica perché nonostante fossi molto, molto, molto giovane, io mi sono sempre interessato di pittura, quindi cioè io ho fatto il Condividi liceo. questo gusto anche estetico, certo. Come? Sì, ma allora, quando ero piccolo andavo alla biblioteca Sormani per leggere i libri d'arte su Piero della Francesca, eccetera, eccetera, non per la scuola, ma per me. Poi amavo molto la pittura, contemporanea, insomma, dagli impressionisti in poi, e apprezzavo molto il gusto grafico di Giuseppe. E una cosa che mi trasmise era la mia passione per il nero. Infatti, le mie foto, ancora adesso, gli stampatori con cui vado, dice: "Ma no, ma no," perché io dico: "No, beh, voglio una carta ancora più contrastata." Allora c'era: "Oh, ma no, ma devono venire fuori i toni di grigio, questa qua non è, voglio il nero, deve essere nero." Perché Giuseppe diceva sempre: "Il nero, allora, il nero deve essere nero, bisogna stare," diceva, mi ricordo questa frase, "bisogna stare delle mezz'ore lì a proiettare delle Altro mezz'ore, che, certo. delle mezz'ore, devi stare delle mezz'ore." Ne sappiamo qualcosa chi ha usato
e che ha fatto stampa per tanti anni, quindi. Ecco, quindi, però sostanzialmente non è che mi ha. Allora, no, diciamo, ho avuto degli ottimi consigli, che è stato il primo, quello di buttare via la Pentax S3 e di comprare una Nikon F. Il secondo ottimo consiglio è quando è uscito il 20 mm Nikon, che era un obiettivo molto interessante. Con cui ho fatto alcune cose, vediamo, tanto per dirvi che cosa si poteva fare ecco, questo Elvis Jones a sinistra, qua all'aeroporto di Linate, era sceso completamente ubriaco, oppure fatto, non si capisce se era alcol o se era altro, ha fatto delle smorfie pazzesche con questa sciarpa bianca, rossa e verde. Eravamo io e il Giuseppe lì, e io ho scattato due rulli di smorfie, tutte nitidissime. Questa è fatta con 20 mm, lui ne ha scattate altrettanti. È chiaro che qua 3 giorni dopo, Eravamo in competizione, insomma. Ecco, ma ci No, quella è una sono. bellissima foto, complimenti Roberto. Sì. E questa è fatta col 20 mm, quella invece a destra, che è sempre lui, questa è fatta con un 2,2, con un 200, con un 2,200, sempre Nikon F4. Quindi questo obiettivo me l'ha suggerito lui, avendolo sperimentato lui con i soldi della. Mondadori. Quindi, insomma, visto che abbiamo fatto tantissimi concerti insieme, ci sono moltissime immagini fatte da me in un modo e da lui in un altro. Quindi, ma direi, non voglio dire Potrebbe questo. essere interessante se lui ne avesse voglia fare una mostra con questo tema, no? Sì, lui ha sempre un carattere che adesso è molto difficile. Ho detto un ritrattista, io ho detto che io ero molto timido, lui era estremamente estroverso. E devo dire, il fatto di avere questo confronto è stato un elemento importante che ha fatto sì che io decidessi di non fare il fotografo professionista, perché mi sono detto no, ma io non sarò mai in grado, per il carattere che ho, di trattare i soggetti come li trattava lui. Lui metteva i musicisti nella vasca da bagno, eh? Avete visto tutte le fotografie sue, no? Con Certo. trombe, quindi, ma perché aveva un approccio sorridente, estremamente coinvolgente, parlava molto bene inglese, e quindi era il ritrattista che metteva le persone a loro agio, in modo scherzoso, insomma. Non so, diciamo, non ha mai messo nuda Ella Fitzgerald, ma io credo che se ci avesse provato, magari ci sarebbe anche riuscito. Ok. Quindi più o meno questa qua è la mia storia, che è andata avanti fino. Allora, io poi, cominciato nel 62, ho finito sostanzialmente nel 74. Ho fatto un ultimo concerto nel 77, perché allora poi io mi sono laureato alla fine del 71, ho cominciato a occuparmi di informatica, a fare tutt'altro. Poi nel 71 purtroppo ci sono stati un grande numero di concerti interessanti, ma io facevo il militare nel 1971, e è un anno che mi sono perso, anche se grosso modo gli anni dal 68, 69, 70, 72 sono gli anni in cui ho fatto le cose migliori, perché allora avevo già una certa esperienza. Io ho fatto circa un centinaio di concerti, quindi il materiale che ho non è tantissimo, lo sto
lo sto classificando adesso. Io ho circa 500 fogli di negativi, fatti quindi in 12 anni. Sembrano tanti, ma poi non è che siano, non so, Pino, tu quante migliaia di fogli Batto di di tanto, ma per me è un lavoro, quindi insomma è stato un lavoro, è un lavoro. negativi. Però negativi molto fortunati perché ho visto quasi tutti, adesso vi faccio vedere un po' di quasi tutti i grandi nomi attivi negli anni 60, inizio anni 70. Perché allora vi mostro alcune cose. Questa qua cos'è? Questa qua è una collezione che si chiama Jazz Icons in digitale, che ho preparato, adesso è tutta fatta, negli ultimi 2 anni e mezzo. Sono scansioni di allora, sono 60 maestri del jazz degli anni 60. Ho cercato di individuare i 60 nomi iconici, non dal punto di vista fotografico, ma dal punto di vista musicale. E visto che io non sono un critico, ho chiesto a Francesco Martinelli, che è un grande storico del jazz, e tra l'altro è il direttore del centro studi intestato a mio padre, che c'è a Siena Jazz. Gli ho detto: guarda, questi qua sono i nomi che io ho. Tirami fuori quelli che tu potresti indicare come i 60 nomi iconici di quella decade. E lui mi ha dato questo elenco. In questo elenco io ho scelto alcune immagini, poi mi sono fatto aiutare da Roberto Nutti, dal punto di vista fotografico, perché un fotografo ha sempre il problema di buttare via i bambini che gli piacciono. Certo. E ho tirato fuori questa sono 60 nomi per 95 immagini. Ho fatto delle scansioni digitali ad altissima risoluzione con uno scanner a tamburo, quindi sono scansioni da 700-800 megabyte l'una. Ma si vede. Post produzione fatta fianco a fianco con Marianna Santoni, perché io, diciamo, so usare abbastanza bene Photoshop per il colore, ma sulle scansioni in bianco e nero è troppo complicato, anche perché sono negativi vecchi di 50 anni, ci sono graffi, ci sono cose che vanno, eccetera. E abbiamo fatto un lavoro enorme di post-produzione, quindi sia di restauro che di valorizzazione, però facendo cose solo che potrebbero essere fatte anche in camera oscura, quindi senza fare, diciamo, montaggi strani e cose di questo tipo. Poi stampe anche qua ad altissima qualità, fatte insieme anche lì. Io stampo fianco a fianco da Roberto Bernè, cercando di scegliere carte e temperatura di colore che assomigliasse alle vecchie carte Ilford. Quindi sono molto orgoglioso di questo risultato. Ora quindi che carta usi con Roberto? Questa è carta Canson Prestige, Ok. che è un 400, che è un 345 grammi. Sì. Ok. E che adesso vi faccio qualche esempio. Quindi i grandi nomi classici. Louis Armstrong, che ho visto una sola volta nel 67 a Joan-les-Pins, c'era anche il Giuseppe Pino. E questa è una foto che è andata in giro. Allora, qua sono organizzate, poi quello che avete visto, questo è un catalogo che ho stampato io in self-publishing, che ha tutta la collezione con delle prefazioni in lingua inglese, e sono per strumenti.
Quindi Armstrong, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Miles Davis nella versione seria 64, qua sempre 64 al Lirico a Milano e nella versione pop Bologna 73. E questa foto a destra è una foto abbastanza famosa perché, allora adesso come forse qualcuno di voi sa, io faccio fotomosse, ma lì il mosso non era voluto, è che non c'era luce e non c'era tempo. Eravamo nelle quinte del Teatro Lirico e Miles Davis scherzava con il mio papà dopo una litigata feroce perché un giornalista aveva avuto l'ardire di entrare nel suo camerino non invitato per intervistarlo. Allora lui disse a mio padre, che era l'organizzatore, guarda, trovati un altro trombettista perché io non suono. Allora, poi dopo mio padre ha cercato di blandire, insomma, hanno fatto la pace. E Miles Davis, per suggellare pace fatta, dice: adesso ti faccio vedere come suona un sassofonista fatto. E si mise, quindi afferrò questo sax e si mise a barcollare al buio assoluto, quello dietro che ride mio padre. E allora io ero lì, ho preso la macchina al volo ed è venuta fuori questa foto che è anche interessante perché credo che sia l'unica foto di Miles Davis con un sassofono in bocca. E invece anche l'altra foto a sinistra è una foto di cui sono molto orgogliosa perché, udite udite, Miles Davis che ride, perché Miles Davis era perennemente imbronciato, suonava, come forse avete visto, dando le spalle al pubblico, con dei grandi occhiali neri, e lì sì, se sentiva lo scatto di una fotografia, si alzava e smetteva di suonare. Ah, davvero? Sì, era. Ma anche se c'erano colpi di tosse, metteva giù la tromba e guardava con aria incazzata il pubblico. Cioè, ma te lo dicevano prima, e quindi per le foto come ti regolavi nei suoi concerti? Infatti ne ho fatte molto poche, perché ecco, questa qua è al Lirico appunto dall'alto col teleobiettivo, quindi ho Quindi il fatto. fotografo non aveva modo di poter fare delle foto, come funzionava? Miles Davis in camerino non l'ho mai fatto, era inavvicinabile. Si poteva con grande attenzione durante il concerto col tele, stando molto attento a che il click non fosse troppo forte. E allora, beh, diciamo, in questa fase qua del 73, c'era musica ad altissimo volume, era abbastanza facile. Qua era più complicato. Questo scatto, quindi queste due sono foto rare. Peraltro, questo scatto di sinistra era uno scatto estremamente sottoesposto, che io non avevo mai stampato perché in camera oscura questa cosa non è stampabile. Marianna disse: no, ma questa è una foto molto interessante, vedrai che la tiriamo fuori. E diciamo, tutto quello che c'è sul negativo, però avere Photoshop o delle mani e una mascherina è tutta un'altra cosa. Certo, però tu hai fatto questa cosa con lo scanner a tamburo, dovremmo stare qua a lungo a spiegare, insomma, le grandi qualità di questo scanner che non sono mica da poco, che non hanno nessun rapporto con quanto si potrebbe fare con un comune scanner, per esempio. No, ho fatto delle prove con l'Imacon, ma non c'è proprio, non c'è. Allora, intanto, questo è un laboratorio di Bologna che ha uno scanner vecchio ma molto buono e non usano l'olio, quindi hanno, perché in genere per gli scanner a tamburo i negativi vengono spazzolati d'olio, cosa che a me non piace, usano dei materiali che non lasciano traccia.
E quello che ho visto col confronto Colimacon, beh, intanto lo scanner a tamburo non raccoglie assolutamente polvere. Invece Colimacon, se non stai estremamente attento, devi passare 2 ore a togliere, Certo. diciamo, la polvere. Quindi lo scanner a tamburo Sì, ti dà. però magari scusami, spiega un po' per i fotografi che sia l'Imacon che lo scanner a tamburo comunque sono scanner importanti, insomma, che hanno una loro qualità e consistenza che oggi non è poi così, è quasi impossibile trovare nei comuni scanner Epson, per esempio. Sì, Quindi anche. vabbè, adesso l'Imacon esiste ancora e adesso lo vende la Hasselblad ed è il top che c'è adesso. Però Però ha un costo proibitivo, quindi. beh, no, costa credo un 15.000 euro, sì, un Insomma. del genere. Beh, uno scanner a tamburo, a parte che non li fanno più da tanti anni, mi hanno detto che adesso uno scanner a tamburo, se uno lo vuole, deve farselo costruire su misura con pezzi vecchi, ma è una roba da 200-300 mila euro. Quindi ci sono solo alcuni laboratori che hanno questi scanner residuali. A Milano io non ne conosco. C'è questo, che è questo Center Chrome di Bologna, che è un laboratorio che fa tantissime belle cose anche sul digitale, ma nasce in quegli anni là e quindi ha ancora tutte queste apparecchiature. Certo. E poi, diciamo, non è solo il discorso della polvere, ma i toni di grigio che separa sono molto, cioè la Per un incisione. altro mondo, assolutamente, come quando si stampava con un Leitz Focomat piuttosto che con un Certo, Dust, insomma. quindi questo. Questa peraltro, come vedete, è sfocata, quindi ho pochissima roba di Miles Davis perché c'era quel problema lì. Quindi ho dovuto salvare alcune cose. Vedete, questa diciamo è un po' fuori fuoco. Qua invece siamo prima. Questo è Don Cherry che venne con Sonny Rollins a Milano, Teatro dell'Arte, 1963, fatta dietro le quinte, questa è la quinta del sipario, fatta con una Rolleiflex che andava, anche questa qua è un po' mossa perché non c'era luce, Certo. però a me piace. Freddie Hubbard, Milano 66, quindi qua siamo sulle trombe. Di J.J. Johnson sono riuscito a fare poco, 64, questo è 64, ecco, questo è fatto ancora con le ottiche Pentax S3. Vedete che è a fuoco, ma impastato, con niente di. Questo invece è una jam session in un locale. Probabilmente la vecchia Santa Tecla che c'era in centro, ma non mi ricordo. J.J. Johnson e Sonny Stitt immersi nel fumo Beh, questo è uno scatto difficilissimo, quindi. i sax, vabbè, Coleman Hawkins nel 67, Coleman Hawkins, ecco, vedete, questa è ancora la Rolleiflex, che andava bene per fare queste cose. Beh, comunque c'è delle grandi ottiche, quindi. Sì. E poi insieme a noi c'era sempre il bravo Riccardo Schwamenthal che è scomparso un paio d'anni fa, ahimè, di Bergamo, grande appassionato di jazz e di fotografia. Hobbista, quindi non era un professionista, e usava lui solo una Rolleiflex, quindi faceva campi lunghi e qualche volta si era fatto prestare, c'era questa strana Rolleiflex col teleobiettivo. Era una Rolleiflex con questi due tubi, forse era un 180 mm, però gliel'ho visto in mano una volta sola.
Lui c'era sempre, eh? C'era sempre. Questo è Dexter Gordon, Stan Getz, Esatto. Lykonitz, Jerry Mulligan è venuto varie volte sia a Montreux che a Milano, ogni volta cambiava faccia, c'era anche qua a sinistra era con la barba, a destra era nel 68, era giovane, all'aeroporto di Linate, circondato da sempre uno stuolo di gruppi adoranti, perché era molto bello. Ecco, Sonny Rollins un paio di volte, qua siamo nel 66. Questa è una foto anche qua fatta con l'ingrandimento, è un particolare, perché qua è sul palco e quindi ero lontano, è un po' particolare. Linate, Questa è Sonny. una foto che amo molto, è bellissima. Questa qua, allora, quando ero, allora, è nel 63, quindi avevo appena incominciato, quindi avevo fatto delle cose modeste, ma avevo questa stampina piccola, anche perché era difficilissima da stampare in camera oscura. E mio papà mi procurò un incontro con Ugo Mulas e dice: ma vai dal me, perché Ugo Mulas faceva ogni tanto foto jazz, e qualcuna di molto bella è stata stampata anche sulla rivista Musica Jazz. Quindi mio padre dice: ma Ugo, dai, ti mando il mio figlio, gli dai qualche consiglio. Andai da Ugo Mulas, che stava stampando, dice: ho fatto un servizio, ma è molto debole, quindi lo devo stampare con le mie mani, perché sennò è uno schifo. È una foto bellissima. Adesso non mi ricordo che cosa fosse. E allora guardò con attenzione le mie foto e disse: beh, guarda, tu comunque vai avanti a studiare. Perché bisogna studiare. E poi dice: questa foto è bella, ed è l'unica foto che lui se selezionò. Non avevo ancora quasi niente, perché era il secondo anno di... Però insomma, aver avuto già il confronto con Ugo Mulas. Sì. E questa qua era una stampina mia, forse 10x15. Ma anche perché c'erano pochi soldi allora, cioè mio papà, cioè grosso modo il lavoro su Musica Jazz era un lavoro gratuito. Mio papà non aveva tanti soldi, perché poi, erano anni ancora, sì, della rinascita, ma e io ero un giovane, quindi non avevo soldi. Quindi, c'era molta attenzione anche, quindi sì, io stampavo su carta lucida 18-24 per Musica Jazz. Ecco, queste forse venivano rimborsate da Musica Jazz, i costi di stampa. Che Ma poi era lui, sempre tuo padre, quindi, eh? che poi era sempre tuo padre, insomma, con. Sì. No, l'editore era Sugar. Era Sugar, sì. Che poi cambiò, adesso è un editore piccolo, che si chiama, non mi ricordo più, che non ho conosciuto, quindi Sugar, e poi fu un altro, vabbè, quindi Musica Jazz, tra l'altro, ha compiuto 75 anni di vita l'anno scorso, Certo. ed è la rivista di jazz più antica al mondo. Complimenti. Allora, Steve Lacy, anche questo le metto vi vicine, perché sono, ecco, qua è sempre, questa l'ho fatta stampare in camera oscura un sacco di volte, sempre il problema di tirar fuori il fazzoletto lì, eh? Quel Vabbè. fazzoletto lì che deve essere bianco, bianco, e dice: ma come cazzo faccio a tirartelo fuori? Va bene, quindi... In effetti qui lo vediamo grigio, non è bianco.
perché sì, è difficile. Aspetta un attimo che la commentino, eh. Perché tutte le stampe del libro, che non è quello in digitale, ma il libro Swing Bop and Free, che è l'unico altro libro sul jazz, quelle lì sono stampe tutte analogiche, fatte, stampate dal, com'è che si chiama, da quella stampatrice brava che è morta. Pino, aiutami. Cosa? Qua a Milano, milanese? Me li hai consigliati tu, era lui e lei, stampatori che stavano lì in via Lorenteggio. Lorenteggio, no, il nome esatto ora non me lo ricordo. Ve lo dico perché no, sto leggendo. Sì, però te lo... Beh, comunque allora puoi raccontare, insomma, che Roberto ha riaperto tutto, però raccontalo sì, tu. Sì. Allora, lo racconto perché, sì, allora... Poi tutta questa storia è andata nel cassetto per 30 anni, perché io poi dal 73 mi sono occupato di informatica, prima dell'università e poi come imprenditore, e ho mollato la fotografia, fino a quando nel 2002 si fece vivo un certo, se mi ricordo bene, si chiamava Pino Ninfa, che mi telefonò e dice: ma io ho visto le tue fotografie su musica jazz, non, ma perché non facciamo una mostra, eccetera. E allora organizzò una mostra congiunta di mie foto con Riccardo Schwamenthal nel 62 a Rozzano. Nel 2002? E io non avevo più nulla, perché le mie stampe, quelle famose 18-24, quando mio padre era morto nell'84, le avevo date tutte alla rivista Musica Jazz. Io avevo solo i negativi e i provini in un cassetto. Non avevo nulla in casa, forse qualche stampa. No, però prima c'è stato un antefatto, nel senso che quando sono venuto una sera, poi dopo ci siamo rivisti, sei venuto da me in studio con i negativi di Bill Evans e di John Coltrane, ti ricordi? Sì, abbiamo fatto delle prove con Expo. Sì, perché non ti fidavi, eh? Perché avevi visto le foto su Musica Jazz, ma non ti fidavi molto, quindi hai voluto vedere come venissero stampate. Però io, appunto, non avevo perso il contatto completamente con l'ambiente. E quindi però da allora, per questa prima mostra, poi allora ho fatto una enorme quantità di lavoro, prima in analogico, perché allora nel 2006 ho fatto questo libro insieme a Siena Jazz, dove ho detto che c'è questo centro studi intestato ad Arrigo Polillo, e allora però ero ancora molto poco esperto, quindi per fare il libro grosso, quindi quello Swing Bop and Free, che adesso è praticamente esaurito, non avevo capito che mi sarebbe convenuto partire dalla scansione dei negativi, e invece ho fatto fare prima centinaia di stampe in Politenata 18-24 in camera oscura. Con me e la brava, adesso il nome ve lo dico, eh? Abbiamo passato mesi a stampare, passando tutti nei negativi, avrò fatto 400 stampe, 500 stampe, poi però, avendo queste stampe buone, con varie prove stampava bene, abbiamo dovuto, per fare il libro, riscannerizzare tutto. E quindi c'è stata la seconda passata, la scansione dei proprio positivi, e quindi me accanto al photoshoppista che gli faceva correggere. Adesso poi ho capito che non si fa così, e quindi parto dal beh, poi ho fatto altre stampe per le mostre, le ho fatte non più con loro, le ho fatte con
con Shades, cioè Juan Gil. Alcune foto le ho fatte, molte stampe le ho fatte con Parolini, alcune con quelli che sono qua sulla circonvallazione, che mi dimentico. Quindi sempre, sempre stampatori importanti e interessanti, certo. Di quegli anni là, insomma, residuali. No, Parolini c'è ancora, Sì, certo. Poi ho fatto tante cose con lui. L'ho anche costretto a salire sulla scala perché volevo fare dei particolari e si incazzava perché doveva tirare su la macchina fino al soffitto. Certo. E allora doveva stampare stando sulla scala. Adesso non mi ricordo quale foto, forse ci arriviamo. Vabbè, adesso però sto facendo fare scansioni in digitale. Ascoltami, però io volevo chiederti, visto che tu per esempio hai fotografato personaggi come Bill Evans, Charles Mingus, Ornette Coleman, che appunto ci fai vedere ora, per esempio ci sono due belle foto di Ornette Coleman a Sanremo mentre lui, eccola qua, no? Quello è un ritratto bellissimo, secondo me, mi piace molto. Qui hai fatto un particolare, ma la foto secondo me è anche davvero ritratto. Allora lui stava qua, quindi era fuori, era in un giardino, anche c'era il Giuseppe Pino che ha fatto anche lui una foto simile, migliore della mia, perché la classe Giuseppe Pino, Giuseppe Pino. Sì, e allora lì dalla serie, qua avrò scattato almeno mezzo rullo, ho fatto questo ingrandimento particolare eliminando questa roba che c'è intorno, no? Certo. Ma Ornette Coleman è venuto tante volte, certo. Quindi lavoro. È stato difficile ritrovarlo così, ce l'avevi sempre sul palco, insomma, no? L'avevo sempre sul palco, sì, qua era Lugano. No, ma lui era una persona affabile, molto, molto dolce, quindi era abbastanza facile da avvicinare. Col tempo è cambiato moltissimo. Ah sì? Ah sì? No, era dolce, aveva questo completino azzurro con i pantaloni che arrivavano 10 centimetri sopra le scarpe e le maniche corte. Ma lui era fantastico, poi si disegnava tutti gli abiti, sì. Insomma, era uno sì, top. Sì. Eric Dolphy è morto pochi mesi dopo. Certo. E qua era con Charlie Mingus a Bologna. Questa è stata pubblicata tante volte, è la copertina del libro della storia del jazz di Shipton nell'edizione italiana. Sì. E questo è sempre lui, sempre con Mingus. Archie Shepp. Sì, e questo Archie Shepp l'ho visto, c'era qualche mese fa qui a Milano. Sono andato e gli ho regalato un grande ingrandimento di questa foto qua. Adesso è un vecchietto molto, molto, molto gentile. Ha fatto un concerto fantastico. Adesso canta anche. Sì, ho tanti anni che canta. Sì. E anche lui è ancora vivo, Wayne Shorter. Come no? È sempre della grande musica, quindi. Sì, e anche a lui ho regalato, l'ho visto due anni fa, no, diciamo nel 17, 2017, al Festival di San Sebastian in Spagna, in cui sono andato ma non a fare fotografie. C'era una fiera d'arte, avevamo esposto le mie foto, ma è stato un fallimento perché alla fiera era accanto a un festival del jazz, avevo pensato, ma che allora gli appassionati, ma invece niente, gli appassionati non entravano in fiera, però sono andato, sì, è stato un bidon. E sono stato però da Wayne Shorter, perché c'era lì, mi ha fatto entrare, c'era il Pagnotta,
il vecchio inventore di Umbria Jazz, che adesso avrà 90 anni, era lì, ci siamo abbracciati, io l'avevo visto quando era ragazzino, forse nella prima edizione di Umbria Jazz, che io non ho mai fotografato È più perché anziano Pagnotta di te, ha circa 90 anni, sì, ma eh? 83-84, sì, però è molto vivace ancora. Come no? Sì, Come allora ci siamo riconosciuti e allora, visto che lui era lì intorno a Winshorter, mi ha presentato e io gli ho fatto questo omaggio. Hola. E poi hai detto Bill Evans, beh, questo è Duke Ellington, lui è venuto molte volte, anche qua però era molto difficile fotografarlo. Come mai? Perché ma era lirico, il lirico non aveva una luce eccezionale, il piano è lontano, e insomma, e poi fuori non si vedeva in giro perché snobbava molto. Sì, cioè diciamo la sua orchestra viaggiava in pullman, erano sbrindellati. Semi ubriachi, casinisti, lui invece era isolato, a volte lo portava il mio papà con la sua macchina, ma io non sono mai salito in macchina con Duke Ellington, l'ho sempre visto abbastanza da lontano, quindi sono pochi, quindi sono poche, anche se è venuto molte volte, avrò visto un 6-7 concerti di Ellington. Sì, al Lirico, forse al Manzoni, al Conservatorio una volta che non c'era luce, c'era quella luce terribile, che sembrava un neon quasi. E invece hai detto Bill Evans, aspetta, ecco questo è il Thelonious Monk. Va bene, no, ecco, anche questa foto era molto complicata da stampare in camera oscura, per via dello sfondo che è stato tirato bianco, ma c'erano tante cose linate, e quindi è una foto che esiste solo nella stampa digitale. Ho fatto anche una stampa analogica, però partendo da una fotografia digitale, cioè ho rifotografato in analogico una stampa digitale. Beh, questa è una foto che mi piace tanto, comunque, Sì, molto bella. no, anche perché è significativa, perché la moglie Nelly faceva da angelo custode. Lui era, come si vede qua, era praticamente autistico, quindi non guardava mai in faccia, vedete che ha questi occhi bassi e viveva in un mondo suo. Adesso non lo so, probabilmente ai tempi di Charlie Parker era quasi una persona normale, non lo so, ma in questi anni qua, nel 64, io l'ho visto una sola volta. In un concerto a Milano e il giorno dopo in un concerto a Lecco. Era del tutto, diciamo, viaggiava nelle nuvole. La moglie, interagiva per conto suo, quindi ci si rivolgeva a lui e rispondeva lei. E lì ho fatto un viaggio in macchina, da Milano a Lecco, alla guida c'era mio padre, davanti c'ero io. E dietro c'era Nelly e Thelonious, l'abbiamo portato per il concerto là, e mio padre chiacchierava tranquillamente con Nelly e lui zitto, fino ogni tanto si illuminava con domande del tutto fuori contesto, ad esempio quella famosa chiese a un certo momento, mentre si parlava d'altro, se avevano inventato prima le miglia o i chilometri, perché era stato incuriosito dal tachimetro della macchina di mio padre, che chiaramente contava le distanze in chilometri.
Era un genio, come tutti i geni sono così. L'unica interazione in un viaggio di un'ora. Cioè, guardiamo magari Bill Evans e poi diamo uno spazio un po' alle domande. Eccolo qua. Bill Evans è qualcosa che ti invidiamo tutti. L'ho visto due volte nel 65. Questa è una foto fatta, siamo al Lirico, se non sbaglio, o al teatro, probabilmente al Lirico. Dietro c'era il tendone e io ero più o meno sdraiato per terra, dietro il tendone, con la Nikon F sul pavimento, e c'era quel mirino periscopico, che permetteva di infilare sostanzialmente la macchina sotto il tendone e stare dietro. E qua invece siamo, come al solito, a Linante. E qua vedete, è abbastanza significativa perché era un depresso, vedete, erano gli anni. Poi invece quando si è fatto crescere la barba, io avevo già smesso di fare fotografia. Quindi qua siamo nel 69, l'ultima volta che l'ho vista. E qua siamo nel 65. Questa qua è la foto che abbiamo provato a stampare in studio, ti ricordo. Sì, ma questa qua è una doppia esposizione sullo stesso negativo, quindi vedete, lui era più o meno qua, perché è lo stesso concetto. E questi fari erano molto più in alto, erano molto più in alto. Io ho fotografato prima questi fari e poi gli ho messo sopra il viso. Ho fatto due o tre scatti e questo è il risultato. Quindi non ho fatto un creativo. Come? Eri già un creativo. E cercavo di fare qualche cosa che non facesse il Giuseppe meglio di me. Vedi, spero che è stato importante avere. Quando sei lì a 5 metri dal Giuseppe Pino e devi tirare fuori qualcosa. Quello che ci dice è una cosa molto bella, perché. Poi, allora, quando ognuno di noi scompariva durante il concerto, l'altro si preoccupava perché dice: ma chissà che cosa ha trovato. E poi dice: ma sai, mi sono arrampicato sopra il sipario. Infatti lui fece alcune foto dall'alto abbastanza impressive. Va bene. Particolare. Ascolta, io però magari aprirei il microfono anche a qualcuno dei nostri partecipanti che, insomma, Certo. spero abbiano qualche domanda da farti, qualche curiosità. Quindi direi che da questo momento, insomma, chi vuole fare qualche domanda a Roberto è il ben accetto. Intanto io scorro così. Fate qualcosa. Sì, provo a rompere il ghiaccio io, sono Carlo Mogavero da Torino. Volevo innanzitutto farti i complimenti, ti seguo da sempre, ho visto la tua mostra a Milano l'anno scorso, Jazz Icon, bellissima. Ho avuto anche uno scambio epistolare con tuo papà negli anni 70 a proposito del suo libro famosissimo, Musiche sulla storia della musica jazz. Ma volevo chiederti, adesso io ho seguito anche i tuoi lavori sul Mosso, sull'India e sul paesaggio. Adesso hai qualche progetto particolare di fotografico o lavori sempre anche sul Mosso? No, io adesso, allora, faccio, allora, sul jazz, come ho detto, non ho più fatto niente da quegli anni lì, e poi ho scelto di non fare niente, quindi sul jazz lavoro tanto, ma per sostanzialmente rivalutare l'archivio. L'ultima cosa
e quella collezione lì che è stato un lavoro molto molto grosso. Adesso forse farò qualche altra cosa, ma essenzialmente lavoro sul mosso, quindi queste foto viaggio, e qua faccio tantissime cose. Adesso c'ho una mostra in corso, vi faccio vedere solo un attimo perché non so se vedete. Allora, al Museo delle Culture di Lugano, che è un bellissimo museo di culture extraeuropee, c'è adesso una mia mostra abbastanza importante, anche perché è fatta da un museo con un catalogo fatto da loro con dei saggi critici, quindi lì sono 40 immagini, ma il catalogo ne ha 95, e queste sono le foto che faccio adesso, che sono, aspettate un attimo, che sono foto mosse, la tecnica è Intentional Camera Movement, ICM, quindi muovendo la fotocamera durante lo scatto, muovendo in modo molto molto vario. Qua sono tutte foto di digitali, post prodotte con grande attenzione, ma sostanzialmente sono foto vere. E io ho cominciato a fare queste foto diciamo nel 2005. Io ero molto appassionato di pittura orientalista e allora ho incominciato cercando di riprodurre queste atmosfere degli acquerelli che facevano i pittori viaggiatori dell'Ottocento. Poi però, ecco, questo qua a destra è il poster, è la foto che è usata nel poster di questa mostra, che è su fino al 6 di settembre. Il 15 giugno aprono il confine con la Svizzera, quindi chi vuole fare una gita. Il museo è chiuso il martedì, per gli altri giorni è aperto. Quindi faccio queste foto viaggiando. Ho incominciato dall'orientalismo, poi mi sono un po' staccato, quindi cerco un linguaggio un pochino nuovo. Ho fatto viaggi in tutto il mondo, soprattutto, anche se non sono ancora state viste, ho fatto tutto il sud-est asiatico, ma in tantissimi viaggi. Thailandia, Cambogia, Vietnam, Laos, Myanmar, poi India, poi Nepal, eccetera. Quindi adesso sostanzialmente lavoro su queste cose qua. E poi ho un altro progetto ancora in corso, su cui ho fatto già alcune mostre parziali, che si chiama Future and the City. E quindi sempre con questa tecnica viaggio nelle città, diciamo così, le grandi metropoli, Tokyo, Shanghai, Singapore, Dubai, per cercare immagini che rappresentano le città del futuro. Quindi, questo è quello che faccio adesso. E porto avanti, vabbè, diciamo, il jazz è una cosa chiusa. Sono due cose molto differenti. Questa invece è una cosa aperta, ancora in evoluzione. Se siete interessati, io ho due profili Instagram, uno per il jazz, che si chiama Polillo Jazz, e l'altro per queste foto, che si chiama Polillo Photography. Ecco, quindi non so se ho risposto, Sì, bellissime. Ti seguo comunque su Instagram. Io di queste foto, poi il lockdown per me è stato, io credo di essere l'unica persona che durante il lockdown non ha visto neanche un film alla televisione, neanche uno, perché ho passato 3 mesi al computer a riordinare l'archivio del jazz e ripassare tutte le foto mosse, ma proprio tutto quello che ho fatto per selezionare quelle che vanno selezionate. Qualche cosa che non avrei mai avuto il tempo di fare in tempi normali.
Torno al tema. Domande? Io vado avanti. Sì. Vedete, io poi mi chiedono perché ho fatto praticamente solo primi piani. Ma non lo so bene. Un po' perché mio papà mi chiedeva i personaggi grandi, quindi loro. E poi perché il resto non mi interessava. Quindi non ho, ci sono molti modi di fare foto jazz. A parte, diciamo, colore o bianco e nero. Io il colore, ho fatto delle cose a colori, non molto, perché lì c'era solo una pellicola Kodak per luce artificiale a 100-125 ISO, che era troppo poco. Però alcune ci sono, però non le tiro fuori, perché la stessa foto fatta in bianco e nero, lo stesso ritratto fatto in bianco e nero e stampato a colori, ho fatto qualche prova, e in bianco e nero vive, con i colori è solo una fotografia. Questo è Norman Granz, grande impresario del jazz, grande amico di mio papà, con Ella Fitzgerald. Certo. Sarò. Beh, questa è bellissima, quella di Sarò. Questo è Sarò Alecco. Questa è veramente bella. Diciamo, questa macchia sulla destra è una cinepresa, quindi c'era la Rai che stava filmando un'intervista e lei aveva finito e salutava andando in camerino. Hai colto un bellissimo momento. Per terminare, vuoi dire qualcosa? Come... Invece mi sono mangiato le dita, perché di Nina Simone ho tre scatti, ma tre. Questi due e un altro sovraesposto che cercherò di tirar fuori in digitale. Poi Nina Simone è diventata un mito. Era a Juan Le Pen nel 65, non so perché, ma c'era troppa luce, c'era casino. Ho fatto solo tre scatti di Nina Simone, un'occasione persa pazzesca. Dimmi, Pino. No, dicevo che noi fra i fotografi che stanno partecipando abbiamo anche Umberto Germinale, che fra l'altro ha conosciuto tuo papà Arrigo, quindi... Magari volevo chiedere a lui se voleva farti qualche domanda, cioè qualche curiosità. Salve, salve. A certa età, come. Scusate, ti chiedo scusa. Questa qua è una foto a colori, invertibile, che è stampata a colori e proprio fiacca, anche se c'è quella... diciamo, questa palla qua gialla... E lui ha un vestito blu, ma è la tipica foto che in bianco e nero rende e a colori, sì, è solo una foto di lui, di Lionel Hampton. Adesso rispondo alla domanda. No, salve, sono Umberto Germinale da Ospedaletti. Che ha... Da Ospedaletti. Sì, 5 chilometri da Sanremo, infatti. Ho avuto l'occasione di conoscere suo padre nel 1983. Al Festival del Jazz di Sanremo, quando lo rifece per un paio d'anni, credo, non di più, 82-83 forse, e ricordo che mi mandò a prendere Dexter Gordon all'aeroporto di Nizza. Conservo un ricordo meraviglioso, allora avevo 22 anni, non ancora 23 anni, e non ero mai andato a Nizza forse, quindi non sapevo manco come fosse l'aeroporto, perlomeno mi sono fatto accompagnare da un amico, più giovane di me tra l'altro, quindi siamo andati proprio all'avventura a prendere Dexter e mi ricordo che nell'atrio del casinò suo padre mi prese, mi guardò negli occhi e mi disse: mi raccomando, tu lo prendi, lo fai salire in macchina, lo porti in albergo e lo fai chiudere dentro.
Mi sono spaventato, però insomma è andato tutto quasi abbastanza bene perché abbiamo preso lui e il pianista Kirk Lightsey era all'epoca, sicché in autostrada ci fece fermare la prima volta per andare in bagno, io non potevo certo rifiutarmi la richiesta toilette e quindi niente. Andò in bagno, si fermò, aspettai fuori, quando andai per vedere dove era andata a finire, lo trovai al banco con la birrona e il whisky, il classico boiler si faceva, e quindi insomma, ecco, il personaggio era quello, comunque una persona squisita, veramente una persona squisita. Ma avevano un sacco di incidenti in realtà. Questo qua è il motivo, anche perché appunto erano, appunto stavo cercando Dexter Gordon, ma l'avete visto anche prima. Sì, è fantastico. No, però non era un festival del jazz, perché l'ultimo festival di Sanremo del jazz organizzato da Rai 66 o era 67. nel 66, Sì, era nel sì, sì. 66, sì. Però è stato chiamato a organizzarlo, non so con chi, c'era qualcun altro anche di Sanremo ed era stato chiamato anche lui proprio come tecnico, ecco, diciamo, quindi era un personaggio importante e via, ecco, quindi e abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Sono cresciuto con le sue audiocassette, con i suoi libri, con la rivista, vabbè. Poi adesso a rivedere tutte le tue foto, bellissime tra l'altro, è inutile dirlo e ripetere i complimenti che sono più che doverosi, ma leggere Jean Le Pen e Antibes, Sanremo di quel periodo, lì c'è proprio la storia del jazz, del nostro territorio, di queste parti, ecco. Quindi bellissimo lavoro, grazie, grazie di tutto. Grazie mille. Gli incidenti erano abbastanza all'ordine del giorno. Allora, ci fu un famoso concerto in cui il teatro era pieno, il pubblico applaudiva per Sonny Rollins, che non è mai arrivato, che non era neanche in Italia, era in Olanda. Doveva prendere l'aereo e in qualche modo o se n'è dimenticato o ci sono varie leggende su. Quindi, teatro pieno e il Rolling performer non Stone. neanche in Italia, non è venuto. E ho delle lettere, ho una lettera perché era organizzato da mio padre che gli mandò una lettera di fuoco che non ho. Ma ho la lettera di risposta di Sonny Rollins, autografa, che dice che insomma che non sapeva che ci fosse questo concerto, però in realtà poi restituiva il biglietto d'aereo che non aveva usato. Quindi non si è mai capito. Dicono che fosse stato attratto da una signorina di facili costumi che era in aeroporto, però. Oh. E un'altra volta, questo il quartetto di John Coltrane, non mi ricordo se era nel 62 o nel 63, sempre lì per il Teatro dell'Arte, doveva fare due concerti, uno al pomeriggio e uno alla sera, e persero l'aereo. Quindi il concerto del pomeriggio, quindi poi presero l'aereo dopo. E incominciarono con 2 o 3 ore di ritardo e quindi suonarono praticamente ininterrottamente i due concerti, il pomeridiano e poi subito dopo il pubblico esce, arriva quello dopo e loro fanno il secondo concerto. Professionalissimi, no? Perché John Coltrane era un grande professionista. Insomma, hai anche raccontato qualche piccolo aneddoto, quindi direi che abbiamo avuto molte, molte notizie, ma poi soprattutto abbiamo conosciuto un pezzo di storia e abbiamo conosciuto un fotografo che comunque da allora anche oggi e forse in questo jazz è stato
un elemento significativo e importante, continua ancora a produrre e ha voglia di incontrare il mondo attraverso la fotografia, e questa è una cosa molto bella. Per cui non so se ci sono altre domande.